Arrivo! No, non arriva più secondo me. Vediamo un po' una battaglia tra carri armati, ragazzi, in questo nuovissimo aggiornamento. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se volete altri video, magari sui prossimi aggiornamenti, e se siete curiosi di vedere alcune nuove battaglie possibili con questi carri armati. Scusami, lei sta scappando? Non si può scappare dalla battaglia? Questa terra è nostra! Maledetti umani, non ce la farete mai a difendervi contro di noi! È trattenuto dal piede del suo collega morto, che però adesso sta andando a combattere. Vediamo un po' quanta vita era rimasta al carro armato. Solo 72! I carri armati stanno portando di nuovo questo brachiosauro nelle gabbie. Non vogliono ucciderlo perché è un animale in via di estinzione. In realtà è già estinto, però va bene così. Lo so, ok, che è appena uscito un video di questo gioco, però ho appena scoperto che questo gioco è appena stato aggiornato. Infatti, come potete vedere nei devices, sono stati aggiunti delle scatole che prima potevano essere solamente distrutte nelle modalità challenges. Hanno aggiunto i barili, ok? Ma molto più importante, hanno aggiunto dei carri armati. Non so se mi spiego, ci sono dei carri armati che possiamo mettere e possiamo far combattere tra di loro. Adesso facciamo un piccolo test di 3 carri armati contro 3 carri armati. Vabbè, ho messo anche un laser lì per sbaglio, però sono curioso di vedere come si comportano. Effettivamente si muovono come dei carri armati per il momento. Però perché questi due non si sparano? Forse perché le loro canne si stanno... Ah no, ecco, si sparano, ok. Perfetto, ragazzi, quindi mi raccomando, riempite questo video di mi piace se anche voi volete vedere delle altre battaglie con la nuova aggiunta dei carri armati. Per esempio, un branco di rinoceronti appena scappato dallo zoo, e toccherà i nostri carri armati a farli tornare dentro allo zoo. Anche se effettivamente magari è un po' esagerata come mossa, ma credo che vada bene così. Dopotutto ci sono 3 carri armati, anzi direi 4 carri armati contro 23 rinoceronti. Vediamo cosa succede. I carri armati si avvicinano, i rinoceronti vengono spazzati via piano piano. Però forse riusciranno ad andare... no, però guardate, li tirano sotto, li maciullano, non ce la possono fare. I rinoceronti non sono abbastanza potenti. Però guardate questo bel gruppone di rinoceronti che forse, e dico forse, farà esplodere... No, non ce la fanno, ragazzi. I rinoceronti non sono abbastanza potenti per distruggere i carri armati. Dovremmo trovare qualcosa di più potente. Anche se qualche carro armato è ancora rimasto in vita, ci sta provando. Però, per esempio, se adesso andassimo a prendere un carro armato, vedremmo che effettivamente sì, ha poca vita. Però non è ancora... nessun carro armato è ancora esploso, ecco, diciamo. Facciamo finta che siamo al Jurassic Park e diversi T-Rex stanno cercando di scappare dalle loro gabbie. Ok, guardate quanti T-Rex. Ce la faranno questi T-Rex contro questi carri armati? Ho dei miei seri dubbi, perché i carri armati li distruggono molto facilmente, però i T-Rex sono molto più potenti dei rinoceronti. Ce la faranno mai a vincere questa battaglia? Lo scopriremo prestissimo. Ok, sembrerebbe proprio che ce l'hanno fatta. I T-Rex hanno vinto e sono scappati da Jurassic Park. Ed ecco perché poi ci saranno dei sequel di Jurassic Park, perché i carri armati non bastano. Testiamo ancora di più i nostri carri armati mettendoci contro a dei gabbiani. Mettiamo tipo 70 gabbiani contro 4 carri armati e vediamo come se la caveranno. I gabbiani forse sono un po' più facilitati perché non riescono a non riescono ad essere colpiti dai colpi dei... cancellate tutto quello che ho detto, perché ci si sono spiaccicati sopra come degli insetti. Quindi non fate caso a quello che ho detto poco fa. Adesso, ragazzi, c'è solo un carro armato che dovrà far fronte a una mandria incavolata, ad un esercito super incavolato di scimmie. Facciamo che questo sia il pianeta delle scimmie. Ci sono tutti questi gorilla che vogliono conquistare la Terra. È solo l'ultimo carro armato umano che cerca di fermarli. Però guardate, il cannone non riesce a colpirli perché sono troppo vicini. Però li riesce a schiacciare quasi senza problemi. Ce ne sono ancora molti vivi, però molti altri sono stati schiacciati. Questo è il loro capo. Il loro capo che, guardate, sta sotto al cannone cercando di staccarlo. Questa terra è nostra. Maledetti umani, non ce la farete mai a difendervi contro di noi. Siamo più potenti di voi. Però il loro capo è tipo morto. Sono rimasti in 3. E non riesco... Ok, quello lì è riuscito a colpirli. Guardate le sue braccia. Ha perso una mano, poverino. No, è rimasto solo uno. Oddio, non andare sotto da solo. Non schiacciarti da solo sotto. No, si è schiacciato da solo sotto. Oh, ma aspettate, non è finita. C'è ancora un gorilla fermo che non si capisce cosa stia cercando di fare.
è trattenuto dal piede del suo collega morto, che però adesso sta andando a combattere. Vediamo un po' quanta vita era rimasta al carro armato. Solo 72. Ce l'hanno quasi fatta i gorilla, ma non sono stati abbastanza. Adesso però facciamo una battaglia un po' più grossa, perché sono curioso di vedere cosa succederebbe nel sequel di Jurassic Park, dove i dinosauri sono scappati e lo spinosauro è il loro leader, e ci sono anche dei dinosauri un po' più piccoli, tutti i predatori del Jurassic Park contro qualche carro armato. E però questa volta ci sono dei barili in mezzo che possono bloccare il passaggio, ci sono delle scatole sempre per bloccare un po' il passaggio e fare un campo da combattimento un pochino più bellino. Oddio! I carri armati sparano alle casse, quindi non riescono a colpire subito i dinosauri. I dinosauri ci si fiondano sopra. Questo qua sta addentando il motore cercando di distruggerlo, ma i suoi denti credo non siano abbastanza duri per penetrare il metallo. Uno dei carri armati sembrerebbe già esploso, un altro carro armato è esploso. Rimangono i brachiosauri, il T-Rex è stato distrutto, lo spinosauro è morto. Ci sono solo i tre brachiosauri, che a quanto pare sono i più resistenti ai colpi dei carri armati. Ci sono 2 contro 3, vedremo come andrà a finire. I carri armati stanno portando di nuovo questo brachiosauro nelle gabbie, non vogliono ucciderlo perché è un animale in via di estinzione. In realtà è già estinto, però va bene così. Quindi ci sono questi brachiosauri che: ehi fratello, vieni qua, non ti portiamo di nuovo dentro la gabbia. Invece adesso scappano i carri armati, perché comunque si sono riuniti 3 fratelli e sono abbastanza spaventosi. Però questo carro armato non riesce a girare il suo cannone perché c'ha di fianco l'altro carro armato, che per qualche altro motivo non gira il suo cannone. Probabilmente sempre per lo stesso motivo di suo fratello, cioè che i cannoni si stanno bloccando a vicenda e continueranno a girare all'infinito così. Non ci credo. Cioè no, veramente sta succedendo questa cosa? All'infinito dovete andare, perché? Giratevi per favore. Per favore, cari armati, non può andare avanti così all'infinito. Allora, ascoltate, fammi fare una cosetta, va. Oh, là, facciamo sbloccare i carri armati. Ho sparato a me stesso. Perché ho fatto così? Vabbè, prendo io il controllo di questo carro armato. Ok, forse ce la faremo. È rimasto solo un dinosauro. Non vuoi tornare nella tua gabbia, vero? Non ci vuoi tornare nella tua gabbia, vero? E allora ti sparerò e vinceremo questa battaglia, perché noi siamo esseri umani, abbiamo la tecnologia e voi siete dei dinosauri. Ok ragazzi, ci siamo spostati nel deserto perché vorrei fare una battaglia di carri armati appunto tra le dune di questo deserto. E direi di andare a mettere 10 di carri armati contro 10 di carri armati. E siccome questi carri armati sono mimetizzati per il deserto, ho preferito metterci nel deserto, anche se poi i carri armati avversari non sono dello stesso colore, ed è giusto così. Vediamo un po' una battaglia tra carri armati, ragazzi, in questo nuovissimo aggiornamento. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se volete altri video, magari sui prossimi aggiornamenti, e se siete curiosi di vedere alcune nuove battaglie possibili con questi carri armati, scrivetemele nei commenti. E se non volete perdervi i prossimi video, lasciate un bel mi piace adesso. Potete iscrivervi tranquillamente in questo momento. Adesso sono rimasti 3 carri armati nemici contro tanti carri armati del deserto, solo che questi 2 si sono incastrati di nuovo. No, te non passi. No, mi dispiace. E infatti l'ha fatto esplodere. Adesso c'è solo un carro armato da questa parte che ha fatto esplodere un carro armato dei nostri. E basta, sono rimasti in 4 contro 1 e lo stanno mancando tantissimo. E però niente da fare, è esploso. Ah, non è finita la battaglia. C'è ancora un carro armato nascosto dietro le dune che aspetta... Ma scusami... Scusami, lei sta scappando? Non si può scappare dalla battaglia? Non può fare quello che sta facendo, signore? Non può scappare e ritirarsi dalla battaglia? Lei deve fare come i suoi colleghi? Maledetto disertore. E dov'è finito l'altro carro armato? Ah, è qua. E perché quello là è andato là in fondo allora? Sta sparando al vuoto? Ok, cosa succede? Questa è una situazione alla messicana di stallo, perché lui è a sottoscacco uno di loro. Però hanno vinto lo stesso i nostri. Perfetto. Oh mio Dio. Così a caso, adesso voglio fare una battaglia di carri armati contro degli ippopotami. Circa 50 ippopotami a caso che si trovavano nel deserto contro questi carri armati. Vediamo cosa succede, sono semplicemente curioso, perché voglio vedere effettivamente questi carri armati come se la cavano contro i diversi animali. E degli animali che ancora non abbiamo visto bene sono gli ippopotami. Cioè, gli ippopotami cosa possono fare a un carro armato? Eppure secondo me un paio di carri armati o almeno uno esploderanno. Non ne sono totalmente sicuro, ma credo... infatti un carro armato esploso, avete visto che è esploso oppure no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, un carro... No, 10. Sono ancora tutti vivi i carri armati. Non ce la faranno, poveri ippopotami. Io speravo che almeno uno lo riusciste a distruggere, ma a quanto pare no.
E ditemi adesso che cos'è questo. È un osso di ippopotamo. Ma perché adesso gli ippopotami rilasciano anche le loro ossa? Cosa? E perché i carri armati si muovono in questo modo? È molto strano. Cioè, girano intorno alle loro prede. Ed effettivamente comunque sta funzionando come tattica. Perché questo è un po' grosso. Arrivo! No, non arriva più secondo me. È rimasto qualcuno? Sì, ne è rimasto uno. E però non ce l'hanno fatta. Proviamo a facilitare un po' le cose per questi ippopotami. Diciamo che i carri armati adesso diventano uno contro 50 ippopotami. Come se la caveranno questa volta? Avranno la loro vendetta questi ippopotami? Arriviamo, sono Orazio e adesso vi distruggo tutto. Mamma mia, con i miei denti super carriati. Probabilmente ce la faranno questa volta, perché il carro armato non ha molte possibilità, a meno che non riesca a fuggire come sta facendo dalla morsa degli ippopotami, nonostante questo stesse cercando di fermarlo, ma purtroppo è stato ucciso con la bocca aperta. I carri armati sono più veloci degli ippopotami, anche se entrambi si muovono in modo molto adesso spiegatemi quello là dietro come è morto. Secondo me è stato calpestato da un altro loro collega. Qua ci sono le dune che vanno a favore degli ippopotami, perché non possono sparare dietro alle dune i carri armati. Solo che appena, guardate, appena salgono sulla duna, secondo me un colpo potrebbe farne saltare in aria diversi, se solo si decidesse a sparare questo carro armato. E li ha mancati! Perché ha colpito troppo in basso. Ah no, adesso uno l'ha colpito. Però potrebbe essere una battaglia molto lunga, perché questo branco di ippopotami non riesce ad arrivare fino a dove è il carro armato, che però sta facendo una manovra un po' stupida. Ok, li sta raggruppando tutti a sé e ne sta uccidendo più alla volta, ma in questo modo infatti ha perso, perché si è fatto recuperare dagli ippopotami. E direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace in questo momento. Se non siete ancora iscritti fatelo adesso. Consigliatemi le battaglie per il prossimo video. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!